Nelle settimane successive Isaac aveva fatto molti progressi nella sua piccola bottega degli orrori. Tolse il materasso dal letto e mise una fila di grosse assi di legno al suo posto e poi applicò delle contenzioni per immobilizzare i polsi e caviglie. In questo modo sarebbe stato in grado di intrattenere i suoi ospiti più a lungo. Così le sue vittime non avrebbero tentato più la fuga. Isaac aveva bisogno di un'ultima cosa per completare i preparativi prima di pianificare un altro omicidio. Ci lavorò per più di una settimana di fila, intagliando a mano il legno. Dopo che ebbe applicato una mano di vernice bianca alla sua creazione, era finalmente completa. Era una maschera di legno, simile a quelle che è solito indossare ai balli in maschera veneziani. Aveva una fronte pronunciata e un naso lungo come quello di un troll, che gli avrebbe permesso di spaventare ancora meglio i suoi amati ospiti. Con la sua nuova faccia completa e la stanza trasformata in un sanguinolento nido degli orrori, era giunto finalmente il momento per Isaac di portare a casa un nuovo compagno di giochi. La notte seguente Lofin Jack vide come il mascherato Isaac Grossman salire scale portando con sé un grande sacco di juta, con la sua nuova preda all'interno. Scaricò il contenuto sul letto di tortura e lasciò il bambino legato, imbavagliato e terrorizzato, che probabilmente aveva solo 5 o 6 anni. Rapidamente Isaac applicò le contenzioni al bambino, costringendolo in una posizione obbligata. Le lacrime senza fine avevano iniziato a sgorgare a fiumi dal piccolo inerme viso del bambino, mentre Isaac stava disponendo i suoi attrezzi sul piano di lavoro. Isaac tornò dal bambino dopo aver preso un paio di pinze arrugginite e, senza perdere altro tempo, fece scivolare la mascella inferiore della pinza sotto l'unghia del suo indice e stringerla saldamente. Gli occhi del bambino tremarono e iniziò a borbottare attraverso il bavaglio, implorando Isaac di lasciarlo andare. Isaac sorrise mentre iniziava a far leva sulla prima unghia. Il bambino urlò attraverso il suo bavaglio mentre si contorceva in agonia sulle assi di legno. Dal dito iniziarono a zampillare i fiotti di sangue. Isaac spostò la pinza sul terzo dito, impugnandole saldamente. Ancora una volta la morsa si chiuse sull'unghia e con uno strattone la strappò via, e questa volta strappando anche i brandelli di tessuto. Il bambino gridò di dolore mentre le sue dita si contorcevano. Anche Isaac era un po' spaventato a guardare la scena, a differenza di Lofin Jack, che stava schiamazzando di gioia mentre osservava la scena da dentro la sua vecchia scatola polverosa. Isaac tornò al piano di lavoro e scambiò le pinze con un grande martello di ferro. Si era poi avvicinato ai piedi del letto di tortura, dove con una mano stava tenendo premuta la gamba sinistra del bambino. Sollevò in alto, sopra la sua testa, il grosso martello, mentre il ragazzo piangeva e supplicava pietà attraverso il bavaglio sporco. Poi, con tutte le forze, Isaac sbatté il martello contro il ginocchio nudo del bambino. Il bambino, sconvolto dal dolore, emetteva dei versi striduli e smorzati attraverso il bavaglio di stoffa legato stretto alla sua faccia. Come il bambino iniziò a lottare contro il dolore intenso, Isaac ripose il grosso martello di legno e tornò di nuovo al banco di lavoro, dove afferrò un lungo coltello affilato. Poi, senza indugiare, cominciò a intagliare le parole inutili e vermi sul petto del bambino. Quando aveva terminato la scritta, il bambino era appena cosciente. Isaac si inginocchiò e con una voce sottile sussurrò vicino al suo orecchio: «Questo è quello che succede ai bambini, che fanno brutte facce alle persone». Gli occhi del bambino si riempirono di lacrime per l'ultima volta, prima che Isaac cominciasse a tagliare la pelle del viso del bambino. E con sorpresa notò che lui era ancora saldamente aggrappato alla sua vita. Il bambino, ora scorticato, stava fissando Isaac coi suoi grandi occhi rotondi, che riempivano il suo cuore nero come la pece di odio e rancore. «Anche senza faccia rimani sempre brutto, piccolo stronzo!» urlò Isaac, prendendo il martello che aveva posato per terra, iniziando a colpire il cranio del povero bambino. Lo aveva fracassato più e più volte, fino a che non era divenuta
una massa informe di carne, e il sangue rosso vivo si mescolava alla materia cerebrale che ne fuoriusciva. Dall'altra parte della stanza Lothian Jack aveva allegramente osservato il gran finale, che aveva vissuto con trepidante emozione fino alla fine, e le sue aspettative si erano realizzate meravigliosamente. Il successivo ospite di Isaac fu un'anziana donna cieca che aveva invitato per una tazza di tè. Le ci vollero almeno 5 minuti per realizzare che la sedia su cui si trovava seduta era stata realizzata con resti umani, e altri 6 minuti per trovare le scale per poi inciampare sui gradini e volare di sotto. Isaac pose fine al suo scherzo crudele con una piccozza nella sua cavità oculare. Dopo di lei aveva trovato una bambina che aveva costretto a mangiare dei pezzi di vetro per poi usare il suo stomaco come sacco da box. Mentre le settimane passavano, sempre più anime sfortunate trovavano la loro morte nell'attico di Isaac, e la personalità folle e malvagia di Isaac si fece sempre più oscura e sadica. La personalità di Lothian Jack lo seguì di pari passo, mentre lui continuava a marcire dentro quella scatola polverosa, fino a una fredda notte di dicembre. I chiodi arrugginiti che sostenevano il ripiano su cui si trovavano riposte le vecchie cianfrusaglie finalmente cedettero, e il tutto crollò a terra. Isaac sentì il tonfo dal piano di sotto e decise di andare in soffitta a controllare. Attraversò il pavimento macchiato di sangue e si avvicinò allo scaffale che era caduto. Isaac mise da parte i pezzi di alcuni oggetti che si erano rotti per la caduta, quando finalmente incontrò il suo Jack nella scatola della sua infanzia. Isaac riconobbe appena la vecchia scatola e ci soffiò sopra per togliere uno strato di polvere. Poi, forse per nostalgia, o forse solo perché gli andava di farlo, iniziò a girare la manovella. Una cupa e orribile riproduzione di Pop Goes the Weasel tintinnò nella vecchia scatola usurata, e quando la musica ebbe raggiunto il suo culmine, il ricoperchio della scatola si aprì, ma non accadde nulla, perché la scatola dentro era vuota. Isaac gettò la vecchia scatola nella spazzatura, con gli altri soprammobili rotti, e dopo aver pulito il disordine, si stava dirigendo verso la porta per recarsi al piano di sotto, quando si fermò. Isaac rimase paralizzato davanti alla porta. Proprio allora sentì un'orribile voce roca chiamare il suo nome alle sue spalle. Isaac! Un brivido corse lungo la schiena di Isaac, facendogli rizzare i peli sulla nuca, e lentamente si voltò. Tra il bidone della spazzatura e la soglia della porta al centro della stanza se ne stava in piedi Lothian Jack. Era completamente in bianco e nero, i capelli neri e crespi ricadevano ai lati del suo pallido viso con ciocche ritorte. Aveva un sorriso formato da una fila di denti seghettati, e le sue lunghe braccia pendevano in avanti, e le dita di aspetto grottesco erano così lunghe da arrivare quasi a raschiare il pavimento. Poi, con una voce roca e inquietante, il diabolico pagliaccio gli parlò. «Che meravigliosa sensazione essere di nuovo libero! Ti sono mancato, Isaac!» Isaac era paralizzato dal terrore. «Ma io pensavo che tu non fossi reale!» «Non eri immaginario?» balbettò Isaac. Jack rispose con una lunga e raccapricciante risata. «Oh, io sono del tutto reale, ragazzino. Infatti aspettavo questo giorno da tantissimo tempo. Per giocare finalmente col mio miglior amico per la vita. Una ultima volta!» Prima che Isaac potesse ribattere, le lunghe braccia di Jack si allungarono, avvolgendosi attorno alle sue gambe. Il malefico pagliaccio cominciò a trascinarlo sul pavimento, avvicinandolo sempre di più al letto di tortura, mentre Jack stava raschiando il pavimento con le sue unghie. Ignorando la presenza delle contenzioni, Jack rapidamente afferrò 4 chiodi di ferro lunghi circa 3 pollici dal piano di lavoro, e poi li usò per inchiodare le mani e i piedi di Isaac sulle assi di legno del letto di tortura. Isaac imprecò per il dolore e urlò adirato verso il clown.
Ah, fottiti, dannato clown con naso da mostro! Finjack ridacchiò e trattenne con la forza la testa di Isaac, obbligandolo a stare in quella posizione. Se non sai dire qualcosa di carino, allora non dire niente. Jack infilò una delle sue lunghe dita storte nella bocca di Isaac e afferrò la sua lingua. Poi con l'altra mano afferrò un coltello dal piano di lavoro e la usò per tagliargliela. Una volta che la lingua fu staccata dal resto del corpo, la gettò via, lasciando la cavità orale di Isaac traboccante di sangue. Jack afferrò un piccolo tubo cilindrico di metallo e lo infilò nella sua gola, in modo che potesse respirare temporaneamente da quel foro. A quel punto Isaac era stremato dal dolore e aveva serrato gli occhi per non vedere i nauseanti orrori che venivano praticati sul suo corpo. «Avanti, non è divertente se non guardi», disse lo Thin Jack in tono giocoso, ma Isaac tenne gli occhi ben chiusi. Allora lo Thin Jack sospirò. «Fai come ti pare». Poi forzò le palpebre di Isaac a restare aperte. Allungò di nuovo il suo grande braccio e tirò fuori alcuni ami da pesca acuminati dal tavolo. Lentamente Jack aveva spinto la punta del gancio attraverso la palpebra superiore, in modo che ora gli occhi sarebbero stati costretti a rimanere perennemente aperti. Poi tirò fuori un secondo gancio e lo spinse attraverso la palpebra inferiore, ancorandolo alla guancia. Jack aveva ripetuto lo stesso procedimento anche con l'altro occhio e in poco tempo aveva fatto in modo che Isaac non avrebbe potuto più perdersi nulla di ciò che avrebbe fatto lì a poco al suo corpo. Poi Jack aveva preso lo stesso coltello che aveva usato per tagliargli via la lingua e si concentrò ad asportare anche le labbra di Isaac, affettando due lunghe strisce di carne e ottenendo come risultato che ora i denti e le gengive di Isaac erano completamente esposte all'esterno. Sembra che qualcuno non abbia usato il filo interdentale regolarmente. Lo Thin Jack ridacchiò sotto il respiro ansante di Isaac, quando la sua mano si avvolse attorno al manico del grande martello di metallo. Isaac aveva tentato di mormorare qualcosa per chiedere pietà, ma solo qualche gorgoglio indistinto uscì fuori dalla sua bocca. Jack sollevò il martello sopra la sua testa e con un sorriso contorto lo fece ricadere sui denti di Isaac. Jack lasciò cadere il martello a terra e iniziò a ridere di gusto mentre sbottonava la camicia di Isaac. Afferrando il coltello più affilato, Jack iniziò a tagliare dall'alto al basso l'addome di Isaac, affondando la mano ben oltre il suo stomaco. Isaac gemette mentre ogni fibra del suo corpo stava rispondendo a quel dolore lancinante. Il mostro in bianco e nero poi infilò le sue lunghe dita sotto la pelle di Isaac, iniziando a scollare i tessuti. Mentre Isaac stava guardando quella raccapricciante autopsia dal vivo che veniva eseguita sul suo corpo. Per prima cosa Jack iniziò a tirare fuori il suo intestino, nella stessa maniera di come un mago avrebbe estratto dei fazzoletti colorati dalla sua tasca. Poi, dopo aver tagliato una piccola porzione di intestino, premette le sue fredde labbra nere all'estremità e iniziò a soffiarci dentro. Una volta che ebbe gonfiato quel pezzo di intestino, lo piegò diverse volte fino ad ottenere una forma barboncino e con una risata ad alta voce esclamò: «So fare anche le giraffe!» Isaac era ancora cosciente per il dolore, anche se era sconvolto dalla macabra scena di come quel mostro aveva poi posizionato vicino alla sua testa quel piccolo animale realizzato con le sue interiore. Per il suo prossimo trucco, lo Thin Jack scavò in profondità nell'addome di Isaac ed estrasse uno dei suoi reni, tenendolo in mano. Jack rivolse uno sguardo al suo ostaggio e con un'alzata di spalle disse: «I reni in realtà non sono il mio genere», gettando l'organo da parte. Lo Thin Jack notò che Isaac stava cominciando a morire. «Ti sei già stancato? Perché sono quasi arrivata al gran finale!» esclamò estraendo qualcosa dalla sua manica. Era una siringa di adrenalina. «Questo ti tirerà un po' su!» gridò Jack conficcando l'ago nella retina di Isaac
e iniettando il liquido nella sua cavità oculare destra. Jack contorse l'ago nel bulbo oculare del suo vecchio compagno di giochi e Isaac si stava leggermente riprendendo da quel momento. Sentì l'ago raschiare nella sua cavità oculare. Con una risata sinistra Jack strappò l'ago e con esso venne via anche il bulbo oculare. L'occhio destro di Isaac ora si trovava appeso fuori dall'orbita e gli penzolava sul lato del viso. Jack sorrise. «Bene, adesso ho la tua attenzione!» Il clown aveva infilato il suo lungo indice nel buco dello stomaco di Isaac. Jack abbassò la testa verso la cavità toracica aperta e spalancò la bocca da cui in pochi secondi uscì un torrente di sporchi scarafaggi riempiendo la cavità. Adesso lo stomaco di Isaac era pieno di scarafaggi disgustosi che strisciavano nelle sue cavità interne. E una volta che nel suo stomaco non ci fu più posto per contenere altri insetti, allora questi iniziarono a farsi strada a risalire verso l'esofago, per poi uscire dalla bocca e dalle cavità nasali. Isaac era un passo dalla morte, quando il suo torturatore si avvicinò per parlargli vicino all'orecchio. Il nostro tempo insieme è stato lungo quanto un colpo di vento, e sembra che sia giunto il termine. Non c'è bisogno di versare lacrime, però, perché ho intenzione di diffondere la nostra amicizia a tutti i bambini solitari nel mondo. E detto questo, Lutin Jack infilò la mano nel petto di Isaac e ne estrasse il cuore ancora pulsante. E mentre la vita stava abbandonando il suo corpo, Isaac vide tutta la sua vita balenare davanti ai suoi occhi, in un flash. Vide sua madre, suo padre, l'educandato, le sue vittime. E come ultimo pensiero pensò a un giorno particolare, un Natale davvero speciale, quando si svegliò una mattina e ai piedi del letto ritrovò una scatola di legno splendidamente decorata che conteneva il suo primo vero amico. Corre voce che quando la polizia trovò il corpo di Isaac Grossman, infestato dai vermi, settimane dopo la vigilia di Natale, sembrò che sul suo volto, quasi fatto a pezzi, vi era un'espressione particolare, sembrava quasi felice. Salve a tutti ragazzi, io sono CreepyPastaLol e spero che la seconda parte dello speciale vi sia piaciuto. Se volete farmi delle richieste, fatemele tranquillamente. Ho visto che mi avete fatto molte domande, quindi una parte di esse le risponderò tra qualche secondo e l'altra parte le risponderò nel prossimo video, ma se volete potete farmi anche altre domande qui sotto nei commenti. Detto questo, possiamo iniziare. Allora, Paolo Rossini mi chiede: dove è nata la tua passione per le creepy? La mia passione per le creepy è nata da un video, che non era neanche un video di creepypasta, ma che trattava di disegni. E in quel video c'era il disegno di Jeff the Killer e non sapendo chi era o cos'era lo sono andata a cercare su Google e da quel momento ho iniziato a scoprire sempre di più il mondo delle creepypasta e mi appassiono parecchio. Michele Azzumi e Victor Sandoval Neto mi chiedono: domanda, qual è stato il tuo primo creepypasta che hai sentito? La mia prima creepypasta che ho sentito è stata Jeff the Killer, appunto è da lì che è nata la mia passione. Ricky Trivellato mi chiede: qual è la tua storia preferita? Di storie preferite ne ho due, quella di Jeff the Killer e quella di Natram. Poi, vieni mai giudicata per questa tua passione? Sì, a volte sì, tipo quest'anno quando ho detto ad alcuni miei compagni di classe che avevo un canale di creepypasta, hanno iniziato a pensare che io ero una malefica, una strega, cose del genere, che in realtà non sono. Matti 2401 mi chiede: a che scuola vai che ti tiene tanto impegnata? Allora, io studio sociosanitario e questa materia è un po' difficile, quindi se a volte in un periodo carico pochi video è per questo, e se non carico molti video in estate vuol dire che ci sono troppe cose da fare, quindi scusatemi. Andrea Checcato mi chiede: ma come ti chiami in realtà? Il mio vero nome è Giulia. Se non ho risposto ad alcune domande, non preoccupatevi. Risponderò nel prossimo video e se me ne dimentico qualcuna, beh, riscrivetemela sotto nei commenti. E con ciò, alla prossima creepy. Buonanotte da CreepyPastaLol.